Amici sportivi, benvenuti in questa nuova puntata numero 6 del post partita del campionato di Serie D, sesta giornata di ritorno. Si è giocata oggi la numero 23 del campionato. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al nostro canale di YouTube per ricevere le notifiche e attivare la campanellina per ricevere le notifiche quando pubblichiamo nuovi video per parlare di calcio durante la settimana. Partiamo velocemente con risultati e classifica. Il nostro commento: Catania Marignanese 2 a 1. Polisportiva Santa Maria Lamezia 3-2, Real Lavezza Cireale 1-0, San Luca Sant'Agata 0-2, Vibonese Locri 0-2, Trapani Canicattì 3-0, Licata Paternò 2-1, Ragusa Cittanova 1-0, Sangha d'Artese Castrovillari 1-2. Andiamo alla classifica. Catania sempre più verso il ritorno tra i professionisti della Serie C con 60 punti, Locri 46, Sant'Agata 42, Lamezia 39, Licata 38, Trapani 35, Vibonese 34, Canicattì 32, Sangha d'Ardese, Santa Maria Cilento 31, 26 per Castrovillari e Ragusa, San Luca 24 insieme al Real Lavezza, 23 per Agireale, 21 per Cittanova, 18 per Paternò, 14 per Marignanese. Andiamo al commento di tutte le squadre. Partiamo proprio dalla capolista Catania, il Catania che aveva passato in svantaggio con la Marignanese che si era portata in vantaggio. Poi nel secondo tempo un Catania diverso ha saputo reagire e portare a casa altri 3 punti, molto importante per la promozione in Serie C, che ormai manca sempre meno. E domenica prossima in terra calabrese lo scontro diretto proprio con il Locri, ma poi ne parleremo durante la settimana. Mentre il Lamezia cade in casa della Polisportiva Santa Calabresi delle Lamezia, che la prossima settimana ospiteranno proprio in Granata di Torrisi Trapani, che oggi ha vinto, e quindi domenica prossima altro scontro diretto per gli Granata. Real Lavezza, vittoria importante nello scontro diretto per la salvezza contro la Cireale. Cireale in caduta libera non riesce a fare punti nemmeno con il cambio di allenatore. Ricordiamo che in panchina per la Cireale c'è Giovanni Inolfo, ma la classifica non cambia per la Cireale, che tra 2 settimane sarà ospite del provinciale contro il Trapani. San Luca, Sant'Agata 0-2, Sant'Agata che comunque conquista il terzo posto da sola, senza in compagnia di squadre, e Sant'Agata che merita assolutamente il terzo posto. Andiamo avanti. Vibonese Locri, il derby calabrese finisce 0-2 per il Locri. Vibonese adesso che è fuori addirittura dalla zona playoff. La formazione di Mister Modica non è riuscito a portare a casa i 3 punti importanti contro il Locri nello scontro diretto per migliorare la classifica. Ovviamente è anche un derby calabrese. Poi abbiamo il Trapani che ha battuto per 3-0 un Canicattì davvero tosto, la formazione di Mister Orazio Piratella, una squadra tosta quella del Canicattì, che comunque un Canicattì che potrà presto salvarsi senza alcun problema. Una squadra messa bene in campo, costruita anche bene in estate,
prima sconfitta per il Canicattina quando ha cambiato allenatore, non perdeva dal scorso dicembre. Poi andiamo avanti, Licata che batte il Paternò per 2-1 e Licata si conferma al quinto posto con appena 3 punti di vantaggio sul Trapani. Paternò che è sempre ancora in zona retrocessione con appena 18 punti, mentre la Cittanova ne ha 21 e ancora mancano tante giornate alla fine di un campionato davvero molto equilibrato. Ragusa-Cittanova, nello scontro diretto il Ragusa conquista la vittoria importante, si allontana per poco dalla zona play-out, soltanto di 3 punti la zona play-out per il Ragusa, Cittanova che rimane a quota 21 in zona play-out. San Catardese Castrovillari 1-2, un Castrovillari che è riuscito a conquistare 3 punti importanti in quel di San Valentino Mazzola di San Catardo contro la formazione di casa di mister Pietro Infantino. Comunque un San Catardese che al momento è fuori dalla zona play-out. Diciamo che non ci sono altri commenti, possiamo dire che nella prossima giornata di campionato, a parte lo scontro a vertice tra il Locri e il Catania, il Paternò ospita la Vibonese, la San Catardese il Real Aversa. Diciamo che ci sono anche diversi scontri diretti, vedi Sant'Agata Licata, mentre la Cireale giocherà con la Polisportiva Santa Maria. Sarà una giornata interessante quella della prossima, ormai di qua alla fine del campionato sono interessantissime tutte le giornate fino alla fine. Dunque chiudiamo il post partita del campionato di Serie D, sesta giornata, sesta puntata. Prima di chiudere vi ricordo ancora di iscrivervi al nostro canale, di restare collegati attivando la campanellina e riceverete le notifiche non appena noi andiamo a pubblicare dei nuovi video. Da Federico Ragone è tutto, al prossimo video.